Allora, che ve ne pare? Beh, non so che dire, veramente una tragedia. Ma non potevi fare una commedia? Vedo già i titoloni nei quotidiani locali. La tragedia greca rivive i giorni nostri. Ma dove vuoi arrivare? Beh, all'Oscar. Ma l'Oscar non è per il cinema, ci deve essere qualche altro premio per il teatro, no? Questo è il punto. Voi credete davvero che Leo ambisca a un premio che nessuno conosce? No, lui vuole la celebrità e il cinema fa il caso suo. Il teatro è per gli artisti veri. Guarda, io davvero non riesco più a capire se scherzi o fai sul serio. Dai, Leo, lo sai che ci fidiamo ciecamente di te. Ecco, la frase che Leo vuole sentirsi dire per accrescere il suo ego smisurato. Bisogna ammettere però che in quest'ultima stesura Antigone acquista maggior spessore. Il problema adesso è trovare qualcuno che la sappia interpretare bene. Io vorrei provarci, mi sento proprio pronta. Può darsi però anche Alice. Io la terrei in considerazione. Secondo me il personaggio le sta cucito addosso. Ma non credo sapete che la cosa le interessi tanto dal momento che si è alzata e se n'è andata. Ad ogni modo, ragazzi, io dovrei andare a casa. Si è fatto abbastanza tardi. Sì, anche per me, meglio andare. Alice, ma cosa stai facendo? Dai, che noi dobbiamo andare. Arrivo! Ciao ragazzi. Ciao. Ci vediamo. A domani. Ciao. Ciao. Ciao Alice. Ciao cara. Ciao. Ciao. Ciao, ciao, a domani. Ciao, ci vediamo. Ciao. Ci vediamo. Ehi, guarda che ti ho lasciato un copione sul divano. Ci conto. Ciao. Ciao. Ecco i miei due fratelli, morti per reciproca mano, e Creonte ha negato ad uno dei due degna sepoltura. Ma io farò ciò che alla città è proibito, sì. Seppellirò mio fratello. Allora, cosa hai deciso? Guarda che ormai bisogna scegliere, Guarda, ci ho pensato e Leo, non me la sento. eh? Ma dimmi almeno il perché, qual è il problema, scusa? Ma nessun problema, non mi va, appunto. Non dire stupidaggini, va. Cosa avete da discutere voi due? No, niente, prof. Uno scambio di opinioni sullo spettacolo. Vabbè, visto che mi interessa tanto, forza, prendete il copione e leggete il dialogo tra Antigone e Creonte. Ma prof. No, no. E con molta intensità, mi raccomando. Confessi il fatto o lo neghi? Sì, confesso. Sapevi che era proibito? Come potevo non saperlo? Era bando pubblico. Bene. Chi è il tuo complice? Non dirmi che hai agito da sola. Sì, da sola. Cosa vuoi oltre la mia vita? E Nient'altro se tu fossi veramente Antigone. dimmi, lei com'è? Antigone è una donna disposta a mettere in gioco tutto, anche la propria vita, pur di raggiungere il suo scopo. E perché mai dovrei essere come lei? Per avere il coraggio di agire come il cuore ti Ma comanda. scusa, ma chi ti dice che io non seguo già il mio cuore? In fondo ti posso garantire che è così. Alice, tu non sei diversa da tutti gli altri. Ti abbandoni anche tu a questa comoda realtà, seppur amara. Sarei superba a credermi diversa. Ma è forse superbo chi percorre la propria strada? No, piuttosto è indifferente chi sceglie di non seguirla. Leo, hai proprio ragione. Se solo avessi una speranza, un briciolo di fede in me stessa, forse avrei la forza di contraddirti e andare incontro al mio destino. Se mai capito cosa ti
Allora, Alice, in classe sei stata formidabile. Per l'ultima volta, vuoi essere te, Antigone? Sì, come no. E così va a finire come l'anno scorso, scena muta già ai provini. Vorrei far notare che recitare in classe non è la stessa cosa di recitare su un palco. Ma non per forza. Il suo talento merita una seconda possibilità. Alice ha la mia fiducia. Hai ragione, Leo. Alice ha anche la mia di fiducia. No, io non sono affatto d'accordo. La parte è mia, ma non vedete la sua fragilità? Non potrebbe mai reggere la pressione del palcoscenico. Avanti, Alice, è così o no? Sì, beh, Claudia, forse hai ragione tu. Dai, lasciamo perdere questa storia del teatro. La parte è tua. Lo spettacolo mi sembra buono, cioè non vedo molti tempi morti e sì, va avanti senza lasciare lo spettatore annoiato, quindi secondo me funziona. Il copione secondo me è perfetto, il primo atto è una meraviglia, il secondo c'è ancora qualcosina da sistemare, però verrà benissimo. Non attacca mai giusto, mai. E poi soprattutto all'inizio della scena, siamo che hanno tutti quanti davanti alle colonne e la bisogna, secondo me, devi dargli delle indicazioni te. Che cosa vuoi di più tu? No, Antigone, cioè, devi farla più delicata. Entra nella parte. Mi raccomando, attacca giusto. Ma perché qui, se vedi, lo stato d'animo del personaggio è diverso. Ah, ok, ok, allora ripeto. Ciao Alice. Ciao. Ciao. Che fai? Niente di che. Voi? Noi in realtà adesso siamo un po' di fretta, sai? Ci sono le prove generali dello spettacolo. Ok. Beh, noi dovremmo andare. Sì. Ci vediamo allora. Sì. Ciao. 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 Creonte, credevo che la tua legge non potesse essere violata, ma essa non veniva dagli dèi. È forse una colpa andare incontro ai propri sogni?
È una colpa fare quello in cui si crede? Claudia. Ciao Alice, ascolta, sono qui per un motivo molto semplice. Per me non è facile dirtelo, però Antigone sei tu, lo sei sempre stata. Vederti recitare in classe con Leo è stato meraviglioso, era come se le parole venissero fuori direttamente dalla tua anima. Ma io ero anche tanto invidiosa di te e mi dispiace di essere stata così crudele e stupida. Oggi, durante la prova generale, ho capito che non potevo rubare il tuo sogno. Alice, siamo ancora in tempo per rimediare. Domani su quel palco ci salirai tu e sono certa che ci rimarrai a lungo.